che uno, diciamo, ad altre forme di manifestazione, se vogliamo, o di riflessione sul tema dell'innocenza, sono, credo, le tre più importanti orchestre da camera che ho avuto in Italia, vale a dire l'orchestra di Parola del Vento, che avevamo qui rappresentato da Filippo Iurara, che ringrazio, adesso non lo vedo più, ma insomma, che ringrazio assolutamente, che è uno dei nostri partner storici, e due orchestre invece che arrivano a Maturana per la prima volta, l'Orchestra Regionale Toscana di Firenze e l'Orchestra da Camera di Mantova, che se vogliamo è un unicum dal punto di vista dell'organizzazione musicale dell'orchestra in Italia, perché è di fatto una nuova istituzione delle orchestre presenti in Italia, è una realtà più, diciamo, più leggera anche di professionisti che si incontrano come se fosse un gruppo da camera, sono meno orchestre più gruppo da camera dal punto di vista dello statuto, del tipo di attività che fanno. E sono di sicuro delle orchestre straordinarie che arriveranno a fare la loro prima volta e sono veramente felice di accoglierle. E ci sarà un altro, lo vedrete, insomma, sarà un evento che spero sia anche molto colorato e divertente, che è quello dei musicisti di Musicas, che è un gruppo di musica ungherese tradizionale, e che avverrà appunto tra queste due piazze, insomma, e che proseguirà appunto con il video mapping di Carmatina, che si è dimostrato veramente un partner eccezionale. L'anno scorso ha fatto un lavoro veramente straordinario con una proiezione interpretata e tutto, insomma, abbiamo dato l'occasione di incontrare da loro questi straordinari videomakers che fanno non film nel senso fuori del termine, ma questa